con una conferenza stampa che è servita a mettere in evidenza una serie di punti che sono condivisi da un gruppo di persone che si presentano come un gruppo di amici che sono di diversa anche provenienza e estrazione politica, definiamola così. C'è chi proviene dal PD come Alberto Lenzi e ci sono figure anche storiche, ad esempio della sinistra livornese come Pasquale Gangemi, Mario Lupi, Luca Stellati e altre figure ancora. Ecco, ma uniti per cambiare Livorno attraverso anche quali idee? Ma questo più che altro è un gruppo, come dicevi, di livornesi che diciamo in questa fase particolare di crisi a livello cittadini si ritrova proprio per questa emergenza, sia dal punto di vista sociale che economica, per cercare di prima mettere all'attenzione l'aspetto programmatico, quindi buttiamo giù 5-6 punti programmatici, poi lo apriamo a tutta la cittadinanza cercando di coinvolgere sia le eccellenze che fanno parte della nostra città, che anche la cittadinanza, e sviluppare un programma. Sulla base del programma poi parleremo e dei contenuti parleremo dei nomi. Secondo noi, ecco, in questa fase è più importante parlare prima di quello che vogliamo e dove vogliamo arrivare e poi parlare di chi sarà il braccio che scrive diciamo questo progetto. Tra coloro che hanno sottoscritto per primi queste idee, queste progettualità, oltre ai nomi che abbiamo ricordato, ci sono anche Massimo Bertoli, Letizia Innocenti, Aaron Chiti, Massimo Fanucchi e Giovanni Dagliano. Se lei dovesse individuare i primi 3 punti, quelli che voi ritenete fondamentali, quali sceglierebbe? Allora, prima di tutto il discorso del sociale, quindi l'associazione, il problema proprio a livello sociale, quindi anche sia con il coinvolgimento delle varie associazioni, dell'ambito sportivo, insomma ce ne sono tante. Poi c'è il discorso del lavoro, creare un asse forte e non perdere più quelle opportunità, come per esempio è stata l'operazione IKEA, creare quest'asse tra porto e interporto, cioè non è possibile che ci si trovi a delle discussioni sul dialogo. E l'ultimo, io potrei dire anche il turismo, un aspetto che secondo noi non è molto sviluppato dal punto di vista anche proprio programmatico. Una delle nostre cose che abbiamo già anche comunque portato avanti con anche l'assessore attualmente competente è per esempio la via dei Cavalleggeri. 2 nuovi giorni di festa rossa organizzata